Salve a tutti. Il gioco che recensirò oggi si chiama Tower of Guns. Anche questo titolo, come Paranautical Activity, è un FPS roguelike. Ma rispetto a quest'ultimo mi è sembrato decisamente migliore sotto molti aspetti, peccato non averlo trovato prima. Senza nulla togliere al titolo che ho già recensito, che comunque presenta differente impostazione tattica rispetto a quello che tratterò oggi, iniziamo. Benvenuto nell'avventura di Tower of Guns. C'è un corridoio di fronte a te. Ci sono suoni di robot minacciosi che provengono dalle ombre. Cosa pensi di fare? No. Tu vai a noi. Tu sai di essere in una torre, ma non ricordi come sei arrivato qui. Qualcosa ti propongo ti costringe di andare alla cima. Stai cercando un ascensore. Da questi brevi dialoghi avrete già capito l'obiettivo del gioco. Arrivare in cima alla torre dove vi trovate. Ovviamente a ogni piano la vostra sfida si farà sempre più complicata e, visto che parliamo di roguelike, la morte in questo gioco sarà permanente ed inoltre tutti i livelli che attraverserete saranno generati casualmente. Come già ho fatto vedere in altri titoli da Merchant City, a partite diverse giocherete sempre in mappe diverse e una volta morti dovrete ricominciare tutta la partita dall'inizio. Dimenticatevi quindi checkpoint o possibilità di salvare. Come avete potuto vedere, rispetto a Paranautical Activity, questo gioco presenta il non trascurabile vantaggio di una grafica più che buona, realizzata col motore grafico di Unreal Tournament. Inoltre anche la difficoltà e le tattiche da impiegare nelle partite sono molto più complesse e diversificate rispetto al titolo che ho già recensito. Questo gioco quindi non solo è molto più complicato degli FPS moderni in quanto è un FPS arena, ma è anche più complicato dello stesso Paranautical Activity. Infatti, se nell'altro titolo bastava quasi sempre girare intorno alle stanze per schivare i colpi dei nemici, qui questa tattica è fallimentare. In questo gioco infatti conta molto di più cercare le giuste coperture e le giuste tattiche se non si vuole diventare carne trita. La stessa generazione delle mappe è anche molto più complessa. Se nel titolo citato prima il motore di gioco al massimo generava qualche trappola e qualche rampa di scale in stanze sempre di dimensioni uguali, in questo titolo l'architettura delle stanze è molto più complessa e diversificata. Sebbene determinati modelli, come in tutti i giochi roguelike, siano poi riproposti con alcune differenze. In questo titolo i modelli sono molti di più e dotati di una complessità molto più alta, con segreti nascosti, insenature da sfruttare e nemici che spavnano all'improvviso nei posti più improbabili. Come in Paranautical Activity, anche in questo gioco alla fine di ogni livello avrete un boss da affrontare. A differenza di questo titolo, però le stanze dei boss non saranno tutte uguali a ogni partita, ma anche queste saranno generate proceduralmente in molti casi. Questo boss ad esempio attacca lanciando palle di fuoco che, una volta a terra, incendiano pure il terreno. Se queste vi colpiscono o camminate sopra le fiamme, perderete vita. Inoltre attorno a lui spawneranno anche altri nemici per difenderlo. Ma, niente paura. In questi combattimenti, se ammazzate il boss anche tutti gli altri nemici moriranno dandovi a fine battaglia un bel bottino, che include sempre un potenziamento droppato dal boss. Il boss del primo piano ha gridato un angosciante urlo di morte ed è esploso in un trappolo di ingranaggi e ventaglia. Prendi rottame. Si è dissolto. Inventario. Questo gioco non ha un inventario. Ascensore. Se hai visto questo passaggio, l'ascensore dovrebbe essere di fronte a te. Prendere ascensore. Non puoi prendere quello. Alla fine dei livelli vi ritroverete sempre in una stanza come questa, dove potrete divertirvi sadicamente coi robottini visti prima. Di fronte all'ascensore del primo livello troverete in ogni partita un power up per gli HP. Questi dialoghi sono anche disattivabili dal menu iniziale del gioco. Sono solo una sorta di storia che accompagna e motiva l'ascesa del personaggio verso la cima della torre e ce ne sono più versioni. A fine livello avrete anche un riassunto dei segreti trovati e del tempo impiegato.
L'odore di zolfo e carbone riempie il tuo naso. Un calore incredibile ti aspetta nella prossima camera. Fare marshmallows. Non puoi fare questo. C'è solo un'uscita dalla camera in cui sei, e ci sono di sicuro dei robot oltre. Nelle stanze del secondo livello è presente un nuovo ostacolo. La lava. Potete già immaginare cosa vi succederà se per stadio ci camminerete sopra. Comunque anche il tipo di livello che vi troverete a sfidare ogni volta sarà scelto a caso dal computer. Io ho trovato questo tipo con la lava, ma ce ne sono anche altri tipi e non è detto che per secondo vi capiti questo anche a voi. Gli effetti grafici di questo livello con i loro giochi di luce sono fra i miei preferiti di questo gioco. Comunque avrete notato che il potenziamento droppato dal boss di prima è specifico per l'arma che sto usando. Questo modificatore permette infatti ai proiettili che sparo di rimbalzare sui muri. Ci sono vari potenziamenti per la semplice pistola. Oltre a questo ne esistono altri che rendono ad esempio i colpi infiammabili o esplosivi. La pistola infatti è all'inizio un'arma di merda, ma col passare del tempo diventa una delle armi secondo me migliori del gioco. Questo dato, oltre al fatto che è subito disponibile, la rende la mia arma preferita. Nonostante il gioco non la consigli. Parlando di armi, avrete notato come durante il gameplay che ho mostrato, quando prendevo i drop blu rilasciati dai nemici uccisi a volte, mi veniva un avviso di level up dell'arma. Quei drop blu sono ovviamente punti esperienza e un'arma che livella ovviamente diventa più potente. La particolarità di questo gioco è che se subirete danno, oltre agli HP, perderete anche un po' di punti esperienza. Quindi, più danni subite e più le vostre armi faranno schifo. Unico lato che trovo negativo di questo sistema è che il livello massimo di ogni arma è 5. Gli XP presi oltre non faranno quindi nulla. Sinceramente non ho ancora capito come mai i dev hanno messo questa limitazione, io piuttosto avrei preferito un classico sistema di level up dove per passare di livello servono sempre più punti esperienza a ogni livello acquisito. Tra l'altro in questo gioco il bello è che l'esperienza non si prende nerdando, ma ammazzando nemici. A differenza dei classici GDR, qui non conta perdere tempo, zappando mostri ma essere bravi ad ammazzare tanto e farsi colpire poco. Peccato solo che questo sistema sia stato fatto monco, magari ne parlo sul loro sito proponendo di modificarlo. Come avrete visto, alcuni nemici oltre ai boss droppano potenziamenti a terra. Come in Paranautical Activity, non tutti questi potenziamenti però in realtà sono tali. Ad esempio quello che prendo adesso è una fregatura, in quanto incrementa la difficoltà del gioco nei prossimi livelli. ABC Predator come al solito si sacrifica per voi rovinando le sue bellissime partite. Ma vediamo fin dove arrivo. Eccoci al boss del secondo livello. Nonno Napoleone sei morto. Un'altra cosa che non ho detto è che i soldi droppati dai nemici o trovati in giro possono essere usati anch'essi per comprare potenziamenti od oggetti. Nei precedenti fotogrammi avrete di sicuro notato alcune campane di vetro con un numerino davanti. Se ci andrete semplicemente di fronte con una quantità di soldi almeno pari a quella del numero che riportano, potrete aprirle e prendervi l'oggetto che contengono. Sei in una stanza oscura. Echi distanti ti fanno capire che questa camera è grandissima. Accendi le luci. L'interruttore delle luci è rotto. Bene. Siamo al terzo livello. Vedremo quanto riuscirò ad andare ancora avanti. Questo gioco, come avete visto, ha come nemici principali i cannoni. Ce ne sono di tantissimi tipi e sono ben accompagnati da altri nemici mobili come navette armate di lame taglienti, robot kamikaze che esplodono se si avvicinano a voi fino a veri e propri carri armati. È sembrato anche a me difficile da credere, ma sono arrivato al boss del terzo livello. Ho tagliato il resto di questa mappa solo perché non avevo più nulla da dire. Vediamo se ce la faccio ad arrivare al quarto. Nelle recensioni in giro per la rete ho letto che questo gioco, a detta di alcuni, presenta una difficoltà ingiustamente alta e che alla lunga è frustrante perché non si riesce ad andare avanti. Beh, io ci ho giocato il numero di partite che vedrete fra poco sullo schermo, circa una ventina, e non mi sono ancora per nulla annoiato. Data la natura roguelike del gioco infatti, anche se perdo so che avrò al prossimo avvio una mappa ancora diversa da scoprire. Peccato però.
Se capivo subito che saltando potevo schivare missili di questo boss forse avrei passato il livello. In ogni caso, come in Paranautical Activity, giocando si comprendono le dinamiche del gioco e piano piano si progredisce. Nelle prime partite morivo sempre al primo livello. Comunque, inutile dirlo, questo gioco non è per tutti. Se siete abituati a giocare a giochi lenti come Battlefield o Call of Duty Ghost lasciate perdere. Se invece vi piacciono gli FPS Arena dovreste secondo me provarlo. Io l'ho preso a poco più di 7 euro in offerta su Humble Bundle una settimana fa, ora costa tipo 13 euro su Steam Ladro e credo meno sul sito del produttore. Arrivederci alla prossima.